quinta edizione del premio Ussi Estate 2020 a Torre Archirafi al Palazzo Vigo, scenograficamente un palazzo meraviglioso, i premiati sono veramente tanti. Fabio Pagliara, io devo dire che ci sono Catania, Trapani, Palermo in Serie C? Tutti in Serie C. Tutti in Serie C, sarà un campionato siciliano, però anche di altissimo profilo, c'è il Bari, insomma ci sono tante società, quindi sarà un campionato che è quasi una serie B, quindi un campionato dove si può dire, vedremo di capire col Covid che tipo di campionato sarà, ovviamente, quindi quanto aperto al pubblico negli spalti, quanto televisivo, insomma, però sicuramente sarà divertente, sarà un modo anche di vedere una volta tanto, forse un meridione molto molto forte anche calcisticamente. Non mi rimane che incrociare le dita, in bocca al lupo a tutti e a tutto lo staff e soprattutto a te che sei stato veramente in gamba, guarda, cutufici fare. Beh, diciamo che vediamo, io insomma è un gesto d'amore da un lato, la voglia di fare tanto per la mia città, quanto amo la mia città, insomma da questo punto di vista mi piacerebbe poter incidere, quindi questo sì, quindi quello che spero accada è che si possa lavorare bene con un progetto serio, innovativo di cui ha bisogno il calcio, la Sicilia, quindi insomma se c'è tutto questo penso di poter dare una piccola mano e lo farò con piacere. Grazie anche a Fabio Pagliara. Maurizio Pellegrino, responsabile dell'area sportiva del nuovo Catania. Allora, siamo veramente in bocca al lupo per il futuro e per quello che succederà alla nostra squadra del cuore. E anche tu tra i premiati del Ussi 2020, quinta edizione. Sì, tra i premiati è realmente un premio di prestigio perché va al di fuori forse delle abitudini, no? Rispetto a qualche traguardo sportivo un po' più importante, però ha un grande significato, quindi sono onorato di questa targa perché rappresenta la salvezza della matricola, perché rappresenta un percorso veramente intenso e che mi sento di condividere con tutti quelli che questa iniziativa l'hanno sposata, ci hanno creduto e che hanno realizzato veramente un qualcosa di incredibile, che era quella di salvare questa società e questa matricola e ridare alla città di Catania, insomma, speranza di buone cose. Io spero di rivederti al più presto in campo. No, in campo, a dettare le regole. La scelta è già stata fatta, insomma, anch'io ho avuto le mie esperienze bellissime, purtroppo sono l'ultimo allenatore del Catania in Serie A e poi da lì ho fatto una scelta di fare qualcosa di diverso. Responsabile area sportiva, però, voglio dire. Ma certo, sempre nel calcio siamo, sempre lì a lottare, Un bacio. Grazie. Saluti a tutti. Grazie. In compagnia anche di Roberto Guelli, premio Ussi Estate 2020, un evento non indifferente, siamo arrivati alla quinta edizione, in compagnia di tanti sportivi che si sono evidenziati nell'arco degli anni. Ma importante esserci perché insomma con le varie restrizioni Covid questo premio è stato in forza, quindi questa tappa estiva dell'Ussi, ricordiamo noi abbiamo i premi regionali, abbiamo già tagliato il traguardo della 60 edizioni, questa è la quinta e devo dire qui a riposto con la splendida conduzione tua di Nino Randazzo è andato tutto benissimo, dicevi i premiati, moltissimi anche di sport tra virgolette non troppo popolari come la pesca subacquea, come abbiamo visto anche la canoa e poi anche il calcio siciliano che seppur non abbia regalato grandi emozioni quest'anno ha regalato due premi importanti al Palermo e al Catania che vengono premiati per il ritorno tra i professionisti e soprattutto per aver salvato le proprie matricole il Catania e il Palermo per essere tornato dai professionisti, quindi una bella iniziativa, appuntamento ai 61esimi premi Ussi a dicembre. Samuele Burgo, campione di canoa, 22 anni, lui insomma diciamo che è siracusano, quindi siciliano, doc, anche tu una promessa.
Sì, diciamo l'anno scorso sono riuscito a qualificarmi per le Olimpiadi di Tokyo che si dovevano tenere quest'anno, ma si terranno l'anno prossimo. E per adesso siamo in preparazione, non avendo fatto gare quest'anno, quindi speriamo di fare un bel risultato l'anno prossimo. Tu e tutta la tua squadra vi possiamo trovare allora nei fiumi? Nei fiumi, o al fiume Anapo a Siracusa, nella mia città, o al fiume San Leonardo, che è tra Lentini e Carlentini, okay, dove faremo gli allenamenti per preparare le Olimpiadi di quest'anno, diciamo, del prossimo anno. In bocca al lupo. Crepi. Nino Randazzo, è andato tutto bene? Sì, direi è andato bene soprattutto perché c'eri tu che hai presentato. Devo dire che è stata una bella serata. Abbiamo detto che siamo tornati un po' alla vita normale, però nel pieno rispetto delle condizioni e nel rigoroso rispetto di tutte le forme di prevenzione. Rivedere tanti sportivi che stanno riprendendo l'attività è un po' come un ritorno alla vita. E poi voglio dire, ci sono Catania, Trapani e Palermo in Serie C. Eh sì, ci sono anche persone per bene alla guida delle Catania, Fabio Pagliara, alla guida del Palermo, Dario Miri, senza volere per carità dire nulla del passato, ma dico, ci sono delle persone per bene che stanno iniziando un bel dialogo, un dialogo fatto di sportività e rivalità, che è giusto, doverosa che ci sia, ma nel rispetto delle regole. Quindi è venuto fuori che lui si sia fatto promotore anche di promuovere i belli valori dello sport nell'ambito della giusta rivalità nell'anno in cui Catania, Palermo e Trapani torneranno a affrontarsi nello stesso campionato, secondo me è un bel messaggio. Giuseppe Antonio Di Bella è, devo dire, denominato il mio sponsor, però con il quale parliamo di discipline che si sono evidenziate all'interno dell'evento Ussi Estate 2020, quinta edizione, perché ebbene sì, siamo arrivati addirittura al quinto anno. Noi abbiamo una 60ª edizione fatta a Palermo l'anno passato, quella invernale, e adesso come edizione light da 5 anni a questa parte ne facciamo una estiva. È accaduto che, siccome tutto sommato gli atleti siciliani si sono distinti, poi le manifestazioni sono andate un po' alle lunghe e quindi così abbiamo un poco dimezzato i tempi. È ovvio che il compito mio, specialmente in questa edizione, è stato quello di essere da contraltare a quelle che sono le discipline più seguite da tutti quanti, le cosiddette discipline minori, che invece annoverano comunque un numero di partecipanti veramente notevoli. E devo dire che sono seguitissime. Sono seguitissime, sono molto partecipate. Qua ci sono gare di canna da pesca con 300 persone che occupano un arenile di svariati chilometri, e quindi chiaramente poi abbiamo visto che c'è anche l'eticità, nel senso che i pesci che vengono catturati vivi vengono poi gettati nuovamente a mare. Anche i pesci non più vivi vengono dati in beneficenza, quindi voglio dire, tutto sommato, se ci fermiamo un attimo alle due attività sportive, quelle inerenti alla pesca, pesca sportiva e attività subacquee, vediamo che tutto sommato c'è anche un aspetto etico in questo. È stato un bel evento, avete scelto una location veramente carinissima. Grazie ovviamente all'amministrazione comunale, agli assessori che ci hanno dotato di questo. Siamo a Torri Archivasi, al Palazzo Vigo. La location è quanto di meglio potesse dare in questo momento questa frazione della costa ionica. Io ci andavo a fare i bagni da piccolo, c'era una piccola spiaggia, la spiaggia non c'è più, è stata sostituita da un porticciolo turistico. Ai tempi si conviveva con le barche dei pescatori, che ti consentivano una piccola scivola in legno per andare a mare, che tu dovevi togliere quando loro dovevano andare con la barca, ma era tutta un'osmosi, un qualche cosa di simpatico che dava la possibilità ai bagnanti e ai pescatori, ognuno di svolgere quello che per cui erano più contenti ed erano più anche come attività, diciamo, indirizzati. Praticamente abbiamo parlato in todo di attività acquatica e dal punto di vista storico-culturale e dalle discipline che sono state premiate in questo evento. Sì, effettivamente, al di là, diciamo, dei due pianeti calcio, Catania e Palermo ai massimi livelli e Trapani, giusto, ai massimi livelli dirigenziali o come ha detto stampa,
questo premio ha dato molto molto spazio a queste discipline. Vi assicuro che se uno seguisse con costanza gli esiti dei siciliani si accorgerebbe, mentre, poi ci sono anche le campane. Dinanzi a questo intervento si accorgerebbe che il novero di atleti siciliani che colgono successi a livello nazionale ma anche internazionale è molto ampio. È compito della stampa darne il giusto risalto. Non potevamo non concludere queste interviste parlando con Filippo Moulet, il presidente dell'USSI, un evento arrivato al 5° anno in una location stupenda e soprattutto perché sono state premiate non soltanto le discipline Trapani, Catania, Palermo che vanno in Serie C, ma anche discipline che devo dire non sono più secondarie, anzi, perché le discipline acquatiche sono tanto seguite. Assolutamente sì, noi diciamo che i cosiddetti sport minori non esistono e minori non lo sono, lo vediamo per esempio alle Olimpiadi, quando un atleta di uno sport che magari non è popolarissimo vince la medaglia, ha i titoli su tutti i giornali e le aperture nelle televisioni. Direi che noi volevamo tanto continuare la nostra manifestazione, ci siamo riusciti e abbiamo superato non poche difficoltà, perché sono stati mesi difficili per tutti, nel nostro piccolo sono stati mesi difficili anche per l'USSI. Fino a poche settimane fa forse non eravamo neanche sicuri di poterla svolgere, però ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo messa tutta. Credo che sia stata un'ottima manifestazione, come dicevi tu, con belle presenze importanti sia dal punto di vista dei dirigenti che degli atleti, perché quando presentiamo un atleta che farà le Olimpiadi abbiamo rappresentato il massimo che ci possa essere nel mondo dello sport. Grazie Filippo Moulet. Ci rivedremo sicuramente il prossimo anno. Ci rivedremo sicuramente presto. Intanto noi cominciamo a preparare i nostri premi dell'anno, che li faremo a dicembre, che sono il nostro fiore all'occhiello. Pochi mesi fa abbiamo festeggiato i 60 anni della manifestazione e andiamo avanti, perché anche lì non ci vogliamo fermare. Allora, questo è stato un evento bellissimo, Nino Randazzo è stato straordinario, ma soprattutto è stato organizzato in maniera eccellente, sono intervenuti tanti atleti e si è parlato sia di settori subacquei, settori marini, calcio, insomma ne abbiamo visti di tutti i colori. Hai detto bene, è un evento che è stato impreziosito dalla tua presenza, dalla tua professionale collaborazione, di questo ti siamo grati come Unione Stampa Sportiva Italiana. L'USSI solitamente premia gli atleti siciliani, gli sportivi siciliani, in un periodo dell'anno che è a fine anno o comunque d'inverno. Da qualche anno a questa parte si è deciso di introdurre questa sezione, questo segmento, questa vetrina estiva, che consente anche di sottolineare l'importanza dei risultati conseguiti durante l'anno, quindi a giugno, a maggio, nella stessa annata, e questo insomma è un accorgimento che è stato adottato da qualche anno a questa parte con il presidente Gueli, che oggi è consigliere nazionale come me, però prima era presidente regionale, e credo che ne valga la pena davvero. Luciano Messina, lui ci ha lietato, no? Con le sue solite, non ha fatto tante freddure, però voglio dire che è anche una memoria storica per ciò che riguarda lo sport. Ha detto anche che è un appassionato di Mennea. Non è che sono un appassionato di Mennea, quando tu c'hai un personaggio simbolo nello sport, un idolo. Mennea per me è stato un idolo da ragazzino, ma soprattutto perché nella sua semplicità lui è stato un grande, perché era uno normale, uno che madre natura non è che gli ha dato delle doti particolari, però attraverso il sacrificio, la caparbietà, la continuità negli allenamenti e mettendosi davanti sempre degli obiettivi, ha raggiunto delle mete che erano impensabili da marziano, perché ha fatto un record 19,72 che ha resistito qualcosa come 30 anni da uomo bianco, certo, perché contro un mondo di neri che hanno delle capacità muscolari che sono enormi. Quindi a maggior natura hai di Cinesi una capacità muscolare. Tu pensa, uno come Bolt, allenandosi 2 ore al giorno, ha fatto quei tempi. Mennea si metteva a correre ai 127 a correre, perché era il suo modo per allenarsi, e quindi tu immagini tutta l'anidride carbonica che praticamente respirava dietro la 127. Quindi per me l'uomo simbolo, anche perché
essendo mio contemporaneo, perché io sono un po' più grande di quelli che insomma c'erano qua stasera, giustamente magari non dandogli lo ricordano Mennea, però quello che ci ha fatto vivere nell'80 alle finali dei 200 metri è stato una 40 anni fa, è stata una cosa più di Berruti quando vinse la medaglia d'oro nei 200 metri a Roma, anche perché io non c'ero quando vinse Berruti, però era un'altra atletica, quindi una cosa particolare. Antonio, com'è stato questo evento? Ti è piaciuto? Bello, mi è piaciuto perché ho visto raccolta la Sicilia insieme, da Trapani, Palermo, dirigenti e atleti da tutta la Sicilia, ovviamente il versante ionico, e siccome la serata magistralmente diretta e condotta da Sabina e anche Nino Randazzo è iniziata con l'inno dell'Atalanta, rinascerò, rinascerai, noi dobbiamo rinascere attraverso l'unione, attraverso lo sport, creando un'aggregazione, non assembramento, abbiamo, questo è lo slogan, però creando aggregazione e ripartendo, in ogni modo bisogna ripartire.